Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Oggi è una bella giornata di riscatto della società civile nei confronti della criminalità organizzata, lo ha detto il presidente della regione siciliana Renato Schifani intervenendo nella sede della Lega Navale Italiana a Cala a Palermo alla presentazione della nuova imbarcazione Our Dream, quando il sogno diventa realtà. La barca a vela è stata confiscata alla criminalità organizzata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'operazione mirata al contrasto internazionale di stupefacenti affidata alla Lega Navale per i propri fini istituzionali. E adesso in provincia di Messina è stato accoltellato un giovane messinese di 22 anni nelle vicinanze di una discoteca di Villafranca Tirrena. Il giovane è stato ferito alla gola con un coltello da un coetaneo che sarebbe stato successivamente identificato e al momento soltanto denunciato dai carabinieri della compagnia messinese. Sembrerebbe che il colpo sia stato sferrato dopo un diverbio per futili motivi. Fortunatamente ha solo sfiorato la carotide del 22enne che ha riportato lesioni lievi. La vittima è stata trasportata all'ospedale policlinico e è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Ieri pomeriggio il personale del soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto per aiutare una donna che si trovava in gita sul versante nord dell'Etna e per una brutta caduta è rimasta immobilizzata. È stata recuperata dalle squadre di soccorso che hanno provveduto a trasportarla mediante barella fuori dalla zona impervia e innevata. Il mondo del calcio piange. Vito Chimenti, di 69 anni, ex attaccante con 77 presenze e 13 gol in Serie A, è morto nel pomeriggio di ieri a causa di un malore negli spogliatoi del campo sportivo di Pomarico prima della partita del campionato di eccellenza. Se ne va un amico del Palermo, ha detto il presidente Dario Mirri. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.